Pacciarone. Ah, che bello Pacciarone, guarda, stilisticamente ancora come una volta, sì, legnoso, ma è... Allora, responsabile moto d'epoca, vero? Hanno preso il pilota d'epoca per fare il responsabile d'epoca. Allora, il tuo pilotino come sta andando? I miei piloti. I tuoi piloti sono tutti i miei bambini questi qua, stanno andando benissimo. Si stanno lui ha preso scuola da, l'ho detto la sua, ha preso scuola dal Brisa e lui a sua volta dalla scuola ai bambini. È vero. Grande è vero. Stefano. Grazie. Bravo. Ciao Stefano. Il bimbo si è un po' fermato. Vabbè, dai. Ha preso... Dottorone! Madonna, che bello!
basta. Io voglio andare via. Io voglio, mi ha dato una paga una volta qua, a Marsaglia, me lo ricordo qua adesso. In linea, dica che paga che mi ha dato. Gli ho dato un pone io in primavera, nessuno me ne ha dato indietro. Andate. Eh? Dica che bello, bello. Dietro! C'è caccia, eh? Aspetta, ti prego. Eh?
che forma. Beh, è già qua però. Io parto troppo, No, inizia a essere cotta. 2.31, 3 secondi. Siamo venuti su per l'ultima di campionato anche noi dalla Sicilia. Quest'anno il campionato è lunghissimo, il campionato a squadre ce lo stiamo giocando oggi. Comunque qui tutto bello, nulla da dire, l'organizzatore ha fatto del suo meglio, le prove ci stanno piacendo, anche i nostri ragazzi con questo po' di umido che hanno trovato adesso sulla, soprattutto sulla linea, si sono adeguati, abbiamo ammorbidito un po' le forcelle. Siamo molto contenti, siamo contenti. Ci vediamo alla fine gara e speriamo che vinca comunque il migliore. Sotto, hai la forma. Mia quella. Fate i matti. Com'è andato Osvaldo? La moto mi ha fatto turbolare tutto il giorno. Porca miseria, quei carburatori. Due gare veramente. L'altra volta male, questa volta sì. Dai, dai, vai tranquillo Osvaldo. E vi mettete in mezzo alla strada, la riuscite a prendere meglio. Pronti? No, non tu, non tu. Va bene? Fatto meraviglioso! Grazie.
Perché secondo me lui o qualcuno che metteva a fatto del mondo, no? Tu sei arrivato, ti aiuto un po'. Per lo meno carina. Prima di tutto volevo ringraziare tutti voi, perché quelli dei controlli orario mi hanno detto che voi ad ogni giro salutavate e ringraziavate. Questa è una cosa che io non ho visto al mondo, e faccio un applauso a voi, fatevelo da soli, siete fantastici. Poi volevo ringraziare l'amministrazione comunale di Coli, nella persona del sindaco Bertuzzi, che adesso vi dirà due parole, che ci ha supportati, e più che supportati, sopportati a lungo, e con una collaborazione che davvero pochissime amministrazioni comunali riescono a fare. Ha fatto veramente l'impossibile. Vi dico solo una frase che ha detto alla inaugurazione dell'Angelone che abbiamo restaurato qui in Passo Santa Barbara. Lui ha detto, tra le altre cose, che i sentieri sono fatti per le moto e le moto devono andare nei sentieri. Quelli che devono andare lì nei sentieri... sono quelli con i capelli lunghi, lo zainetto e i sandali. Quelli devono davvero. Signori, io mi presento con le parole che ha già dato chi mi ha preceduto. Intanto vi saluto, vi do il benvenuto in Italia nel nostro comune. Spero che questa manifestazione abbia soddisfatto le vostre pianificazioni, e che vi sia soprattutto riuscito bene tutto il vostro programma. Questa è la prima cosa. Per quello che riguarda il comune, noi abbiamo sempre accolto a braccia aperte i motociclisti, e ve lo diciamo perché? Perché i motociclisti sono gente seria, e dai motociclisti derivano sempre dei bravi professionisti in campo sociale. Abbiamo dei bravi autisti da gazzelle della polizia, abbiamo gente che viene dal motociclismo, che guida gli aerei, che guida i treni, quindi sono una parte forte della società, i motociclisti, perché fanno un tirocinio personale della loro esperienza e della loro vocazione. Non li insegna nessuno andare in moto, imparano per passione e si rendono utili alla società e agli altri cittadini. È per questo che io ho detto che chi gira con i capelli lunghi è vero e gli zainetti è poco utile alla società, anzi pretenderebbe di venire a comandare la montagna. Noi diciamo sempre questo: la montagna per favore ce la lasciate a noi. E noi vuol dire l'amministrazione e prima di tutto i motociclisti, quindi voi siete... Grazie ragazzi, grazie a tutti. Allora, io dico solo due cose. Prima di tutto ringrazio i miei collaboratori che si sono sciroppati chilometri sia in moto che in macchina, per poter fare queste gare, logicamente con tutte le difficoltà che ci possono essere a organizzare delle gare. Ringrazio il motoclub, perché comunque, ripeto, non è facile fare queste gare qua così, specialmente oggi. Grazie a loro e grazie ai miei collaboratori. Dopo, noi abbiamo
di questo campionato. E ci hanno trasmesso dei valori, così secondo il nostro parere della commissione voto d'epoca, non so, abbiamo visto l'altruismo, l'amicizia, la voglia di mettersi in gioco. E chiamo sul palco tre persone. Allora, Roberto Lagradi, che arriverà, portiamo pazienza. Allora, Vanati Donato e Serra Roberto, grazie. E Serra Roberto, grazie. Non so, era... Trofeo.
salame. Vigi, siamo quasi alla fine delle premiazioni della giornata, poi abbiamo le premiazioni e facciamo anche il danno. C'è? Parlavamo. Bravi! Guarda gli amici, Non fatemi arrabbiare, che sono già stanco, che ho corso anch'io come voi. Adesso dobbiamo ringraziare le fanciulle che hanno premiato. Aspetta un attimo, non c'è problema. Il nostro collaboratore Ferruccio Calato, un ringraziamento al nostro Ferruccio che è sempre gentile. E soprattutto posso dire sorridente, perché sorride sempre. Perché molte volte noi arriviamo in ritardo, abbiamo dimenticato la licenza, le mutande di lana, il casco l'abbiamo lasciato a casa, tra tutti ti ricordi che nel 12 correvi con me, dunque sono io quello che... Allora, un ringraziamento al nostro Stefano Martorelli e al nostro carissimo Francesco. Le foto, diritto. Diamo la foto. Però sei venuto lo stesso, no? Sì. È solo... Ci credo. Posso dire un amico? Abbiamo iniziato a correre a 14, siamo tutti. Scusami, possiamo dire alla signora che con un qua. Qua ci vuole veramente, ho dimenticato di noi prima, ma siccome un personaggio che preferisco dimenticare che ricordare, però è stato veramente un grande, se il percorso vi è piaciuto, vi siete divertiti, è tutto merito suo. Bravi! L'applauso un po' fiacco!